attuativa del riconoscimento. È morto questa mattina all'ospedale di Teramo dopo una lunga malattia l'ex presidente della provincia di Teramo, Ernino D'Agostino, 55 anni appena compiuti, sposato con Emanuele, è stato a capo della provincia di Teramo nella legislatura dal 2004 al 2009, storico dirigente del Partito Comunista Italiano, successivamente approdato al Partito Democratico, di cui è stato anche segretario provinciale. D'Agostino oggi era rappresentante del Sunia e di Federconsumatori. Le sue ultime battaglie sono state sul Ruzzo, la società acquedottistica teramana, sui rimborsi del gas ed infine al fianco degli azionisti danneggiati dopo l'azzeramento dei titoli di Banca Tercas. Unanime il cordoglio del mondo della politica. L'attuale segretario del Partito Democratico di Teramo, Gabriele Minosse, a nome di tutto il partito in una nota ha ricordato le qualità morali di D'Agostino, sottolineando come fosse un uomo solidale, forte e capace, punto di riferimento sia nel partito che nell'amministrazione. Cordoglio per la scomparsa di D'Agostino è stato espresso anche dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, che ha sottolineato in una nota il vuoto incolmabile che lascia in tutta la comunità regionale. Da presidente della provincia di Teramo, continua la nota di D'Alfonso, ha sempre interpretato la sua funzione con una visione di prospettiva che guardava oltre i confini della provincia e della regione, costruendo collegamenti ed alleanze con le altre province adriatiche.